Lo Sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Domenica l'Alessandria Calcio sarà impegnata a Piacenza contro il Pro Piacenza. Si è appena conclusa la conferenza stampa dopo l'allenamento al campo Michelin di Spinetta. Naturalmente vi daremo tutti gli aggiornamenti sull'evoluzione e sulle anticipazioni di questo appuntamento domenicale. E intanto sul sito ufficiale dei Grigi si legge che l'associazione sportiva Pro Piacenza comunica che la prevendita per la gara di domenica, appunto 10 settembre alle 20.30 allo stadio Garilli, è attiva online sul sito Ticket One. Poi c'è un'altra prevendita attiva in Tralot Acqui Terme e ancora all'Iper di Tortona in strada provinciale per Viguzzolo. Si raccomanda l'acquisto dei tagliandi in prevendita poiché il giorno della gara la biglietteria del settore ospiti resterà chiusa, sarà aperta solo per il ritiro dei biglietti acquistati online nel settore ospiti. Il problema è che acquistare il biglietto non è così semplice visto che mancano i punti prevendita in città e che l'acquisto su Ticket One risulta troppo macchinoso. Le associazioni dei tifosi come Orgoglio Grigio sperano che sia un caso isolato e che si trovi prima di domenica una soluzione per poter andare a vedere i Grigi in trasferta con una semplificazione sul servizio prevendita. Noi ci salutiamo, vi lascio al meteo, alle notizie utili e naturalmente arrivederci alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. In collaborazione con... Immaginate di essere al caldo nella vostra casa. Immaginate un modo più intelligente per riscaldarla. Immaginate un modo più economico per riscaldarla. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo. Ecco il modo più intelligente ed economico per riscaldare la tua casa. I vantaggi che ti offriamo con la caldaia a pellet RTB sono la pulizia della cenere ogni 6 mesi, assistenza entro le 24 ore e garanzia per 10 anni. Eseguiamo installazione e gestiamo l'incentivo del conto termico. Vuoi maggiori informazioni? Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. Il Museo Egizio di Torino è come quello del Cairo, dedicato esclusivamente all'arte e alla cultura dell'Egitto antico. Il Museo Egizio è costituito da un insieme di collezioni che si sono sovrapposte nel tempo, alle quali si devono aggiungere i ritrovamenti effettuati a seguito degli scavi condotti in Egitto dalla missione archeologica italiana tra il 1900 e il 1935. Per informazioni, Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, via Accademia delle Scienze 6, 10123 Torino. Info @museoegizio.it. Telefono 011 56 17 776. Dal 9 settembre al 15 ottobre, presso la Galleria delle Esposizioni del Galata, Museo del Mare di Genova, sarà aperta al pubblico la mostra Fondali Immaginari, viaggio negli abissi tra sogno e realtà, di Adriano Penco, famoso fotogiornalista subacqueo, e Aglaia, nome d'arte di Gabriella Corbo, affermata vignettista, illustratrice e pittrice digitale ligure. Il percorso surreale onirico, lungo 29 quadri, si snocciola in fantasiose visioni e improbabili incontri tra differenti soggetti che nella realtà si sono adattati a vivere, chi in mare e chi in terra,
ma che nei quadri di Aglaia si fondono valorizzando e catturando lo spirito e la luce della natura catturate da Adriano Penco. La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 19.30. Per informazioni 010 23 45 655.